festival che propone delle scelte. Un concorso che ha rispecchiato varie anime del cinema. Un programma molto molto buono. Le voci che circolano danno come vincitore Kinky Doo. Ho amato molto anche il film di Bellocchio. Gli attori di The Master. ...1538 gradi. È questa la temperatura di fusione della Lega. L'acciaio non esiste in natura. Non è una sostanza elementare, ma la secrezione di migliaia di braccia umane, contatori elettrici, bracci meccanici e, a volte, la pelliccia di un gatto che ci finisce dentro. Una penna veloce e decisa quella di Silvia Vallone, che nel suo primo romanzo, Acciaio, vincitore del premio Campiello e finalista allo Strega nel 2010, ha raccontato la realtà della fabbrica di Piombino. Ora che la sorte degli operai compare sulle prime pagine dei giornali, il romanzo è diventato un film diretto da Stefano Mordini e presentato alla 69esima Mostra del Cinema di Venezia. Un film girato nelle viscere della fabbrica che, come ha sottolineato il regista, ha reso necessario costruire un legame con gli operai, capire la loro realtà. E l'autrice Silvia Vallone alle giornate degli autori di Venezia si è detta pienamente soddisfatta del risultato. È cambiato lo sguardo, è cambiato il linguaggio, perché si passa da un romanzo a un film, ma non è cambiata la preoccupazione di dare una risposta a quelle due ragazze e di trattare quegli operai, quei giovani operai di una generazione che noi non conoscevamo, che oggi hanno fatto irruzione, ma prima erano relegati nel silenzio. Stefano, come me, ha ripreso il desiderio di questi operai di essere ascoltati e di essere guardati. E questo è il più bel regalo. Un libro e un film che raccontano l'acciaio, una storia che è anche la storia dell'Italia operaia, dalla tragedia della ThyssenKrupp, in cui nella notte del 6 dicembre del 2007 persero la vita 7 operai, travolti dall'olio bollente e subito dopo dalle fiamme, alla crisi dell'Ilva di Taranto, alla marcia degli operai della Lucchini di Piombino, nel luglio delle vacanze, che ha visto sfilare 2000 operai per le strade della città per scongiurare la chiusura del secondo gruppo siderurgico nazionale. AFO 4, l'altoforno che, nelle pagine della Vallone, a centinaia di braccia e pance e un tricorno al posto della testa, è stato chiuso ad agosto per mancanza di ordini e si attendono le sorti della Lucchini, scorporata dall'Ilva nel 1992, nelle mani dell'oligarca russo Alexei Mordashov dal 2005. L'azienda, nota per produrre le migliori rotaie ferroviarie al mondo, nel primo semestre del 2012 ha evidenziato un rosso di bilancio di 94 milioni di euro ed è sull'orlo del default tecnico, con una liquidità sufficiente per appena altri 2 mesi. La pellicola di Mordini si conclude con l'arrivo delle due protagoniste all'Elba, l'Ilva, l'isola che forniva il minerale di ferro per alimentare i primi altiforni di fine 800, un mondo così vicino eppure lontano dalla vita della fabbrica di Piombino. Oggi questo nome, Ilva, ha perso la sua magia, carico dei fantasmi di un glorioso passato, discrimine tra il salario e un tumore per gli operai di Taranto. Cari telespettatori, buonasera. Sono passati più di 50 anni da quando Mario Soldati intraprendeva il suo viaggio nella Valle del Po. Il suo tragitto era segnato da pasti luculliani alla ricerca dei cibi genuini. A distanza di tanto tempo, il giornalista Paolo Rumiz ha portato a termine quest'estate un altro viaggio, questa volta proprio sul corso d'acqua, da cui è scaturito anche un lungometraggio presentato alla Mostra di Venezia. È partito dalla sorgente per arrivare fino alla foce, con incontri d'eccezione lungo il percorso, come quello con il cantautore Francesco Guccini. Il ritratto che emerge è di un luogo ancora molto isolato. Molti tratti del percorso sono zone ancora vergini, lontane dalle escursioni dei turisti, nel cuore delle regioni più popolate d'Italia. In positivo, mi ha colpito la grande solitudine del fiume. L'altra faccia della medaglia di questa solitudine è l'assoluta mancanza di controlli in un luogo di confine. Il Po è diventato, e lui era già da alcuni anni, praticamente terra di nessuno. Negli ultimi anni sono stati frequentissimi i furti di imbarcazioni e di motori, senza contare tutti i problemi legati alla pesca abusiva.
non tanto per la pesca dei siluri, un pesce contrabbandato nei paesi dell'est, quanto invece per forme assolutamente vietate, l'uso degli elettrostorditori o delle reti a strascico. Il bracconaggio viene permesso ai rumeni e agli ungheresi perché non c'è alcuna forma di sorveglianza, né di giorno né di notte, quando ovviamente il traffico sul fiume è praticamente assente. Come spesso succede per i corsi d'acqua, il Po è un confine di province, di regioni, di comuni. Ma mentre nel nord Europa c'è un sistema di vigilanza notturna specifico, nel Po il controllo manca completamente. A Venezia è stato proiettato per la prima volta in un festival internazionale un film in tre dimensioni, Shark in 3D. Ma questa nuova tecnica è stata sviluppata anche per raccontare l'evento e per valorizzare i nuovi spazi del foyer del Palazzo del Cinema. Le immagini 3D possiedono infatti un gran senso di profondità che salta i volumi, con un risultato visivo di grande impatto. Anche attori e registi sono stati fotografati con questo nuovo genere di immagini. Dopo il successo di Avatar, il film di James Cameron, il 3D ha subito uno sviluppo notevole. È entrato nelle case con i televisori e gli occhiali per vedere i film, è stato installato in tutti i cinema e si è visto anche sulla Pay TV Sky, con il canale in 3D che il 7 settembre ha compiuto un anno di vita. La Regione Lazio ha già approvato una legge per valorizzare queste tecnologie. Prevede lo stanziamento di 45 milioni di euro in 3 anni dal 2011 al 2013 per il settore del cinema e dell'audiovisivo. Tra i 5 punti della legge ci sono quelli di prevedere più forza al lavoro, di promuovere il territorio e di aumentare il PIL del nostro paese.